Amici miei, siamo qui con Ian Diorio, meglio noto ormai sul web come il ninja, uno che realmente non toglie mai il piede, che ci deve far capire, ce lo stanno domandando realmente un pochettino tutti, quel gol quasi da centrocampo a prendere il set, ma come si fa a segnare un gol così? Beh, penso sia stato un mix di fortuna, caparbietà e l'ho voluto a tutti i costi, pure perché la partita non si riusciva a sbloccare, fortunatamente l'ho riuscita a sbloccare. E infatti su quel gol si sono soffermate le immagini, addirittura la porta spaccata, si è vista e si è rivista, gli imbalcatori hanno messo subito a posto, ma onestamente dobbiamo capire, ora ci apprestiamo da capolista a giocare il derby, non te lo voglio dire, ma la carica agonistica qual è? Beh, la carica agonistica è massimale, però non dobbiamo sottovalutare l'Agostino Lettieri, perché comunque un derby, vogliono comunque rifarsi della sconfitta che hanno avuto qui in casa. E anche il campo è un campo ostico. E questa è la verità. Una cosa importante, di solito uno come me che l'ha visto anche giocare soprattutto sulla corsia di sinistra, che significa questo cambiamento grazie anche al mister, al nostro Nonnetto, giocare in cabina di regia e dettare in un certo punto di vista i passaggi e lì c'è là dietro. Beh, infatti ci tenevo a ringraziare il mister che diciamo mi ha adattato a questo ruolo che per me è nuovo quest'anno. Però ci sono delle responsabilità in quanto perdere palle in quella zona del campo compromette comunque un problema per tutta la squadra, quindi cerco di fare il meglio e giocare sempre il più semplice possibile. E infatti quest'anno stiamo vedendo meno cartellini e questa c'è una notizia, ma soprattutto quelle testate malefiche per colpire gli avversari nel senso buono della parola, ma per togliere le castagne dal fuoco. In extremis abbiamo visto 2, 3, 4 accorgimenti finali per togliere la palla, ma in questi allenamenti voi realmente anche su queste cose, oltre che sui calcio d'angolo e quant'altro, vi allenate? Come vi preparate alla gara? Beh certo, perché il mister è molto meticoloso su queste cose, infatti ci va a fare una fase difensiva molto importante, perché comunque è il nostro punto di forza, dato che non abbiamo, oltre ad Antonio, il funambolo che riesce a saltare l'uomo, persone in grado di saltare l'uomo facilmente, quindi facciamo della nostra difesa il punto forte.